Consigliamo solo che questo progetto di comunità di comunità di Camilla Francesca, la crisi è fatta, operatore e professore. Grazie.
ieri mi hanno chiesto un'altra colonna, perché scrivevo il programma, mi faccio colonna, scrivevo e più le sensazioni, le emozioni, come mi sentivo e la situazione, come mi suscitava il mio utilizzo, anche di cui stavo scrivendo. Questo diario l'ho chiamato poi diario di viaggio. L'ho chiamato diario di viaggio perché per me questa esperienza l'ho vissuta molto come un viaggio. Ho trovato appoggio nella tecnologia per fare questo. Dove il termine viaggio si rifà alla propria di partenza, quello che per me era i concetti, le aspettative, le tante cose che ho vivuto ogni giorno, ogni pomeriggio per verificare questa famiglia. Viaggio sono anche, per me viaggio sono anche le difficoltà, i travagli, quindi per me è grazie a quello che è il collegamento delle incomprensioni che si vanno a creare in contatto con l'altro. Viaggio è un termine che mi riguarda l'indipendenza, anche qui parlavo poco fa. L'ho chiamata un'esperienza, questo il tempo passato in questa casa. Anche in questo caso è il mio momento con l'istintivo per poi trovare appoggio della tecnologia. Esperienza intesa come passare attraverso. Infatti per me l'esperienza è attraversare questo luogo di ricerca, sia nel senso del tramite interno, quindi muovendo il tramite dentro della casa, sia nel senso metaforico, perché un ambiente era un luogo di possibilità, un luogo in cui tutto poteva succedere. E era il luogo anche in questa danza che si fa in due, in cui il comportamento della prima persona può generare un altro, meglio di una persona. Appunto, al contatto con l'altro potevo fare un passo avanti, cercando di attraversare le distanze che ci separavano, sbagliare, stare fermando per fare un passo indietro. È successo un po' tutto in questo momento. A volte la distanza non è stata attraversata, il primo giorno che sono andata in quella casa mi sono trovata da sola in mezzo al corridoio, quando invece era totalmente spiegata perché mi aspettavo di un saluto. Sia sul campo che fuori nella mia attività.
Francesca, hai 5 minuti. Francesco, una curiosità che sono di ciò che tu dicessi qualche cosa in più, perché allora io ho sfogliato tutta la prima parte del tuo libretto, è una parte molto intima, insomma, molto personale, che entra anche molto in dettaglio sia sulle tue aspettative, su quello che tu sei verificato, su quello che siete detto, su quello che non è stato detto, insomma, è una cronaca quasi del singolo momento. Poi le fotografie sono poche rispetto ai miei vissuti, ma sono fotografie che invece hanno visivamente una sorta di non vivitezza che contrasta fortemente con quella invece micro-osservazione di ciò che è accaduto e di quello che tu hai sentito. Cioè, mentre quello che esce dalla tua osservazione è visto dal microscopio, no? Quindi ci obbliga in qualche modo ad usare quegli altri di questa figura, ma le fotografie invece potrebbero essere in una mostra, non è obbligatorio capire che siano di quella camera, di quella mia, di quella casa, perché sono dei momenti, no? E prevale quasi l'aspetto tecnico, la scelta linguistica, fisicamente parlando, che non essere un ausilio, una doppia narrazione rispetto a quello che succede con il testo. Allora volevo capire se se secondo te è una scelta coerente, se l'equilibrio fra il numero di fotografie e la quantità di testo scritto secondo te è giusto, o se invece cambieresti qualcosa. Allora, mi sarebbe piaciuto maggiormente sull'immagine, non è stato fatto per una questione di tempo, perché Thank you.
Poi ho conosciuto proprio la tua vita, a Romano, una persona, c'è cioè, una cosa che ho conosciuto anche la mia, ho visto un po' di lavoro. Io credo che un lavoro che è tempo, come diceva anche il professor Priori, avesse avuto un po' più di immagini, ma anche un po' più di, lo posso dire, che si è andato molto di lì, molto di altro, si è rimasto un po' più distaccato, per questo conosco anche la complessità. Era un momento dove volevano guardare il mio italiano in maniera lontana, quasi come una diciamo, spina, no? Che vedete in questo momento. Però ecco, adesso vedo che è una considerazione, non è una domanda, vedo che questa tesi ha avuto la giusta conclusione dalla parte iniziale, perché io credo che questo complimento. Io vorrei rimanere un po' invece del lavoro che comunque abbiamo discusso, se avessimo avuto forse un po' di tempo in più, vorremmo anche lavorare con me, per quanto mi diversamente l'immagine, no? Perché tu l'hanno deciso anche se, alcune sedi, quasi una mostra a sé, come dice. E ci piacerebbe che tu sottolineassi un po' la relazione con il processo e la trasformazione che costruisce questo processo che l'abbiamo vissuta in persone e abbiamo anche discusso in diverse sedute. Questa cosa la strada dell'incontro con l'altro, perché questa cosa abbiamo anche cose e nel concorso di questo. Appunto l'incontro con l'altro è stato fatto da scuola, questo progetto, il mio rapporto, il mio progetto, questa attività, questo tempo, questa situazione nuova. È stato un processo di conoscenza in cui era, come dicevo prima, era un passo di danza, perché ogni piccola azione, ogni piccola frase detta dalla mamma, piuttosto che lo scambio tra mamma e figlia, erano tutte cose che mi davano informazioni in più, ogni informazione per me un po' fredda, magari, però mi davano una cosa in più, che poi mi spingeva a confrontarmi, magari, in un altro modo, a vedere tutto che mi insegna. A me piaceva molto questa metafora dei passi di danza nell'incontro con l'altro. Proprio perché è tutto una parte reciproca, una cosa che si fa in due. Ed è un processo. È un processo che per me è stato molto interessante. Sicuramente a cambiare ciò che magari pensavo, magari le caratteristiche che parlavo prima. E è stato un corso di gioco, però un corso di gioco che mi libera la giornata, quando mi libera la giornata. Che era proprio così, molto, molto interessante, molto. C'era un po'.